La cosa interessante che accenno prima di lasciarti la parola è che molti franchisor nuovi, è un aspetto che non abbiamo trattato stamattina, ma mi sarebbe piaciuto trattarlo, nascono da piccoli centri, cioè molti format. Lo sto vedendo adesso che sono un po' anche alla ricerca, nello scouting di nuovi format. Mi chiamano da piccoli centri della Puglia, piccoli, forse perché nelle grandi città è anche più complesso avviare un format nuovo. Spese, oppure non lo so, secondo No, te perché? Ecco. sinceramente è una cosa che non sapevo e faccio difficoltà adesso a immaginare perché mai ci sia questa particolare preferenza di svilupparsi nei piccoli centri. A voi com'è andata? A noi è andata esattamente così, cioè siamo nati per aprire un primo punto vendita. E doveva essere il punto vendita dove avrebbe dovuto lavorare mia moglie e divertirsi lei. Io vengo dalla grande distribuzione, ho sempre lavorato nell'ambito del retail e lì mentre guardavo esattamente a quello che era il mio lavoro, ogni tanto buttavo anche l'occhio su questo punto vendita aperto e lì mi sono accorto che mancavano proprio nel canale che avevamo affrontato quello che era la tecnologia distributiva, cioè la tecnica distributiva vera, mancavano degli asset fondamentali, no? Trovare sempre lo stesso prodotto, un assortimento ampio e profondo, delle operazioni commerciali basate anche su un'offerta importante. Spesso quando abbiamo iniziato mi dicevano: ma no, non farle le operazioni così, non fare offerte perché la domanda non è elastica rispetto al prezzo. Fischio, se non è elastica, se le fai le operazioni funzionano. E quindi abbiamo iniziato così per fare un punto vendita, dopodiché ho detto ma magari portando dentro queste novità c'è una formula che può funzionare. E abbiamo aperto il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Al quinto mi sono chiesto, beh, allora visto che è replicabile la formula, la struttura per offrire un vantaggio competitivo ai nostri partner è già in essere. Proviamo con un modello di sviluppo come appunto il franchising che calzava perfettamente sulle nostre esigenze. E la prima cosa che abbiamo fatto è stata poi quella di costruire con dei consulenti, che è poi legato ad Assofranchising che vedevo qui prima, quello che è un contratto. Corretto e ci abbiamo messo 2 anni a mettere a terra il nostro contratto, tanto che Farmanatura nasce nel 1996 con questa prima esperienza che vi ho raccontato e il progetto franchising è del 2016-17, quindi molto più recente. C'è stata un'evoluzione, insomma, tutto un percorso come credo anche Assolutamente sì, normale che sia. assolutamente sì. Grazie, grazie Michele. Una provocazione, ma insomma siamo in famiglia, quindi è una provocazione benevola. No, quando si apre un nuovo format franchising, la preoccupazione del franchisor è quello, immagino che sarà stata la sua, vabbè, ma ci sono già palestre, sì, poi io la farò meglio, ci sono già format di servizi di consulenza, ci sono già al bar lounge. Ovviamente è successo anche a te. Assolutamente sì. Qual è, quando l'hai creato, diciamo un po' l'ingrediente magico che ti ha fatto dire ok, c'è quello, senza citare gli altri, ma io posso dare al mio potenziale affiliato quel qualcosa in più che gli farà avere successo? Tu già una cosa l'hai No. detta importante prima, l'organizzazione. Esatto. Organizzazione e struttura. Nel senso che per affrontare il mercato con un vantaggio competitivo che il franchisor deve dare ogni volta, perché ecco, questo credo che sia un aspetto dirimente, no? E che l'affiliato non conoscendo bene il settore o il candidato franchisee chiede poco, no? Ma invece quello che noi ci sforziamo di comunicare è proprio questo, il vantaggio competitivo nell'aderire a una rete come la nostra. Quindi fondamentalmente ci sono tutta una serie di cose che un'organizzazione strutturata riesce a fornire a un operatore che invece da stand alone dovrebbe o investire un capitale molto maggiore per ottenere la stessa presenza sul mercato,
o comunque ecco, è veramente difficile riuscire a replicare la formula con questi vantaggi. Lo stesso fatto di poter disporre di un assortimento così ampio, perché noi siamo in grado di rifornire sul venduto il punto vendita fino a 3 volte a settimana, è un aspetto che bisogna avere una struttura alle spalle, oltre che l'organizzazione, per poterlo fare. E questo è quello che noi ci sforziamo di comunicare in fondo, perché è tutto lì che cambia poi il concetto. Senti, dal punto di vista, diciamo, dell'appeal di un certo tipo di prodotti, che sono sicuramente i prodotti che voi trattate, vedi un aumento nel tempo? Cioè, quella che prima era una nicchia, il biologico, l'attenzione ai materiali, ai componenti chimici di cui è fatto un prodotto, sta crescendo la consapevolezza? Cresce moltissimo. Oggi si parla soprattutto di sostenibilità, no? Che raccoglie un po' tutti questi argomenti, e il benessere al naturale comunque è un settore dove anche chi fa prodotti per veramente poco attinenti, poi nei claim pubblicitari riesce ad inserirci questo, perché è quello che funziona di più oggi in assoluto. L'attenzione del pubblico è enorme, e questo crea davvero invece un discorso un po' diverso, no? Cioè quello che per un retailer che fa un punto vendita dai 20 ai 50 metri quadri può essere appunto poi quasi una problematica da dover affrontare, anzi lo è, che cosa? L'allargamento del mercato, perché come si apre dalla nicchia e diventa un prodotto che invece sta diventando un fenomeno sociale, quello di interessarsi a questi prodotti, è chiaro che entrano in gioco altri player, come appunto la grande distribuzione, che è molto attenta, intuisce che il mercato è interessante, e quando entrano loro, entrano con una dinamica e con una forza che chiaramente poi bisogna essere strutturati e organizzati per riuscire a fronteggiare anche episodi di questo tipo, e quindi restare sul mercato con competenza e con coerenza rispetto a quello che era stato l'inizio. Grazie Michele. Settore diverso, competenze diverse, qual è la tua esperienza su questo matching? Sì, completamente diverso, ma io credo che quello che cerchiamo poi un po' tutti sono delle caratteristiche anche abbastanza comuni al franchising in genere, e quindi innanzitutto la propensione a un'attività in proprio, che è una cosa straordinariamente importante, nel senso che il franchising non va vissuto come ok, mi dici cosa devo fare, io lo faccio e ho ottenuto. Il franchising va interpretato poi diversamente a seconda di tutte quelle che sono le diversità fra le varie proposte, e devo sentirmi bene dentro quel tipo di proposta, devo capirne i limiti, ma soprattutto devo essere una persona proattiva. L'affiliato o il candidato franchisee statico che pensa che, avendo speso la cifra della fee d'ingresso, adesso si è guadagnato il diritto di essere remunerato per questo, ecco, quella è la figura che noi cerchiamo di non portare nella nostra organizzazione. Diversamente invece le skill, diciamo, o tecniche, piuttosto di quello che può essere una formazione specifica nel nostro settore, siamo in grado di offrire una formazione ottima che riesce a portare tutti quelli che hanno voglia di entrare dentro questo processo a dei livelli di eccellenza. Questo è importante, nel senso, io vengo da Farmanatura e dico sono motivato, sono figo, ho i soldi, ho il punto vendita, però signor Mellone, io non capisco un tubo di prodotti biologici. Ok? Sì, si può fare? Così noi abbiamo addirittura diviso due format, proprio per avvicinarci a questo discorso. Abbiamo un format che è riservato a chi ha fatto un percorso di studi e quindi ha un background culturale di un certo tipo, e parliamo di laureati in biologia, farmacia o tecniche erboristiche, che siamo li indirizziamo su un format che abbiamo definito healthy.
Mentre invece la persona magari appassionata del naturale, che però non ha avuto questo percorso di studi, lo indirizzeremo su un format più smart, più semplice, meno impegnativo, ma sul quale siamo in grado comunque di poi assisterlo e portarlo a un livello per cui gli sarà semplice riuscire ad interpretarlo. Grazie, chiarissimo.